Partito Popolare, che deve tornare a rappresentare con forza innanzitutto lavoratori, giovani, donne, tutti quelli che non si rassegnano all'idea che questo paese debba vivere di rancore, di rabbia, di paura. E il Partito Democratico, secondo Maurizio Martina, il segretario uscente del PD, candidato alle primarie per la guida del partito, delineato a Pieve Agnevole, dove al locale Circolo Arci ha tenuto una nuova tappa del suo percorso verso l'appuntamento del 3 marzo. Ad accoglierlo il segretario provinciale Pierluigi Galligani, esponenti locali del partito, iscritti e simpatizzanti. Possiamo superare insieme questa condizione lavorando innanzitutto sulle persone che stanno peggio, combattendo le disuguaglianze, tornando ad essere fino in fondo un partito del lavoro che cambia, per battere in particolare la precarietà di tanti giovani e riuscire a costruire con serietà una prospettiva che ha in particolare nel lavoro la vera frontiera della cittadinanza. Questa per me è la sfida numero uno. Sicuramente dobbiamo immaginare un partito più vicino alla società e più capace di interpretarne i bisogni e di metterne in evidenza i meriti e le eccellenze e i talenti, ma senza immaginare che il nostro futuro sia al di fuori di noi, quindi né in ipotesi di scissione in un senso né in ipotesi di frettolose di riconciliazione in un altro. Il PD deve fare il PD, sapendo quali sono i suoi errori e lavorando per correggerli. Il PD ha bisogno di unità e di coesione a ogni livello. Maurizio Martina è la persona giusta e è credibile in virtù del lavoro che ha fatto in questi ultimi mesi da segretario nel portare avanti questo percorso. È un percorso non semplice, però partiamo e noi sosteniamo Maurizio Martina proprio per le sue qualità, per la sua proposta, ma soprattutto per la sua credibilità come persona fatta di concretezza e capacità d'ascolto, e quindi che poi significa anche capacità di mettersi in relazione con la società. A margine dell'appuntamento Valnievolino, Martina ha parlato anche del caso Salvini, nave 18. La legge è uguale per tutti e soprattutto un ministro si dovrebbe difendere nel processo, non dal processo, se no diventa come Berlusconi. È esattamente questo, tentativo di difendersi non legittimamente seguendo i percorsi della giustizia, ma cercando di ovviarli, e secondo me questo è un grave errore.